Il rush finale, sono le 22:20, gli ultimi minuti di trasmissione di questa undicesima puntata in compagnia di Andrea Calistri e del nostro Giulio Castagnoli. Sei divertito, Andrea, finora? Sì. Come vedi, so, cerchiamo un po' di... Talvolta, e stasera devo dire, ci abbiamo scherzato un po' meno, no? Ma non di scherzare su una cosa che per molti lucchesi è sacra come la lucchese, però insomma di sdrammatizzare, di allentare un po' la tensione, perché poi come vedi c'è gente che insomma è sempre pronta giustamente a perorare la propria causa, a criticare, ed è giusto che sia così. Però ricordatevi che alla fin fine si parla sempre di calcio, con tutto il bene che tutti quanti vogliamo alla lucchese. Io ho preparato anche una probabile formazione e poi il prossimo turno, che però vediamo tra qualche minuto, perché adesso, caro Giulio, Rush finale. A te per il rush finale. Allora, non si firma questo tifoso, ci chiede, secondo voi Casapieri non è un po' troppo piccolo di statura? Sarà da Serie C? Mi piace questa cosa perché, vedi, c'è Eh sì. chi critica continua a criticare, ma No, c'è ma già questa è una chi... No, critica comunque costruttiva poi, appunto, c'è già chi è proiettato per la prossima stagione. vabbè. Non lo so, sinceramente non lo so se è troppo piccolo. Certamente Leandro, che tra l'altro credo sarà uno dei nostri prossimi ospiti, finora qui a Lucca, nonostante la giovane età, 94. E la statura certamente non... Forse avesse 188 cm di Andrea, per essere un portiere, sarebbe avvantaggiato forse in taluni casi, ma... Però finora ha fatto molto bene, ha dimostrato personalità, insomma, quest'anno all'inizio ha avuto un paio di partite dove forse non è parso brillantissimo, poi adesso si è ripreso, mi pare che loro lo stanno anche aiutando molto perché anche domenica non ha avuto molto lavoro, però ecco, che idea ti sei fatto di Leandro? Sì, è Leandro, chiaro, non è altissimo, quello ma io è... penso che i portieri del 94 come Leandro ce ne siano veramente pochi L'anno al scorso è giro. stata una rappresentativa di Serie D, infatti. Credo che stia facendo molto bene, insomma, ha grandi qualità, quindi essendo anche del 94 credo Può abbia ancora crescere, anche no? margine di Non miglioramento, so se di quindi statura, però sicuramente può crescere come esperienza, sì, ma come... sicuramente. Qui c'è un altro avvocato di Bruno Russo che non sono io, per cui siamo già in due a Lucca. Bruno Russo è una brava persona e capisce di calcio. La Lucchese è una sua creatura e lui la ama e vuole bene e vuole solo il bene della Pantera. Chi parla male di lui è perché non lo conosce o lo invidia per il ruolo che ricopre. Anch'io la pensavo così. I signori che criticano non capiscono che Bacci, Rosadini e C devono prima guardare i conti. Leggete bene le dichiarazioni di ieri di Bacci. La società è un'azienda e così si amministra. E perché no? E perché no? Poi se giovedì prossimo la prima... Io non voglio neanche immaginare. Vai, vai Vabbè, avanti. dai Giulio, a Ferrara ce la rubarono, però ci siamo rifatti a Civitavecchia. Vabbè, a Civitavecchia ci abbiamo vinto il campionato di C2. Credo abbiamo visto anche qualcosa l'anno scorso, eh? Ora poi vedremo se magari una volta che ci siamo sistemati, no? Che non abbiamo... che leviamo le tende e tutto... Vedremo se riprenderemo anche il Lucchese Story. Dateci qualche settimana, eh? Che l'anno scorso abbiamo fatto vedere tante cose belle, eh? Qui c'è un altro tifoso che non si firma, anzi si firma Lorenzo e dice anche Quirino e lo Smanacco, spara. Quirino e lo Smanacco erano due altri personaggi di quel tempo, Ah, ma sempre nella della famosa lista lista? famosa, sì. Quirino e lo Lo Smanacco. Smanacco. No, ho capito, lo Smanacco, come lo Lo sicco, lo Smanacco. Smanacco. Mamma Esatto. mia, ragazzi, ma questa lista io l'aspetto proprio. Questo tifoso non si firma e dice i tifosi della Lucchese sono contenti che la Fortis sia fallita. Vabbè, questo non lo so. Dispiace comunque quando una realtà sportiva va a finire così. Tanto la Fortis adesso, come sapete, le partite della Fortis sono al momento nel limbo, sono sospese, No, adesso no, dovrebbero... no, non sono più No? Non sospese. sono Il da quando? Da oggi? sì, il curatore Ah, fa allora le... sono rimasto indietro di qualche ora. Il curatore fallimentare ha dato Quindi la divieto di Fortis è prosecuzione, esclusa dal esclusa da campionato. tutti i E allora campionati. nulla, questo dispiace enormemente comunque, al di là di ogni considerazione che si può fare. Questo qui è Stefano che ci scrive e dice più che perplessi su Bacci, non sappiamo chi sia, dato che a Lucca si è visto veramente poco. Quindi Ah, mi risulta se... invece che si veda poco, mi risulta che ci sia spesso qui a Lucca, eh? Poi vabbè, avrà anche suoi impegni di lavoro, penso. Sì, Ma mi ma poi... risulta che ci sia venuto diverse volte, non è che è venuto tre No, volte no, 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 da... assolutamente. Vero Questo qui non si firma e dice, sono stato un testimone in promozione di un giocatore che disse figlio di... a un altro, forse è riferito al discorso delle... Boh, non so cosa ci incastra con il razzismo, perché i figli di ci sono anche bianchi. Sì, poi se consideriamo ad esempio tutto quello che per anni hanno detto negli stadi, la frase che dicevano a Marco Materazzi, anche quella sicuramente, allora si torna al tuo discorso, lì veramente anche era da chiudere le curve, no? Allora che fai? Perché non Questo è che sia, vabbè. qui è il tifoso che ci scrive prima, che l'abbiamo chiesto il nome dell'allenatore che eventualmente non aveva riscosso dalla Lucchese,
E io lo leggo perché me lo manda il messaggio, dice scusate, vi dico il nome, Antoni Ivano. Quindi Antoni Ivano risulta da stasera essere in credito per quanto riguarda stipendi non pagati dalla Lucchese. Si dice, no? Mai, si dice tutto. Dice questo tifoso che è Roberto da Castelnuovo, dice ciao Giulio, dovete vincere il campionato, è un bene per tutti, anche per la nostra zona. Vedi il settore giovanile con tanti giovani che potrebbero venire da voi e altrettanti che potrebbero venire da noi. Questo è un ragionamento, questo è un ragionamento logico, mi sembra, sì, intelligente. E non ce ne sono più in questo ogni momento, tanto qui. Si perde col telefonino, continua. Vabbè. Sì. Vediamo la probabile formazione di Castelfranco Emilia, stadio Ferrarini, domenica alle 14.30. È una formazione che, insomma, a grandi linee, con l'assenza di Pecchioli, potrebbe essere questa, con il discorso che chiaramente, se nelle prossime ore sarà tesserato Zinetti, come pare, però insomma c'è da vedere, no Giulio, se Zinetti, anche tesserato, anche a disposizione, non si, penso, sarà, che si sarà gettato subito nella mischia, punto, sì, penso, più che Lima che Ricco Bono, non lo so, sono queste le gerarchie in questo momento? No, io penso più Ricco Bono, più che Ricco Lima. Bono che però... Lima, comunque per il resto mi pare che insomma, non... Beh, c'è Losicco eventualmente a centrocampo anche, che se la può giocare, non lo so, comunque gli uomini sono questi, sono questi a grandi linee. Sì, sei sì, d'accordo, sì, Giulio? Assolutamente. Chiedo niente ad Andrea, naturalmente, perché insomma, lui non si può esprimere. E poi per quanto riguarda invece le partite di domenica prossima, ricordando che c'è un anticipo, quello di tra Clodiense e Massese, si gioca sabato alle ore 14, ci sarà tra l'altro credo anche la diretta televisiva, le partite sono Camaiore-Montichiari, Clodiense-Massese in anticipo al sabato, Fidenza-Romagna-Centro, Fortis-Juve-Mezzolara, Palazzolo-Correggese, Riccione-Molese, San Colombano-Formigine, Abano-Terme-Forcoli, Castelfranco-Lucchese. Dunque la Correggese a Palazzolo, la Lucchese è a Castelfranco, l'Abano-Terme in casa con il Forcoli. Che calendario è? Forse un po' più favorevole all'Abano, nel senso che perlomeno gioca in casa. Sì, sì, ma come ti dicevo prima, però... più o meno, insomma, è sempre presto comunque per dire chi è favorito e chi no. Comunque ogni squadra magari affronta un momento, un periodo diverso durante la stagione, quindi può essere più in forma, meno in forma, può avere più problemi o meno problemi. Però comunque è sempre presto, dobbiamo andare avanti con calma. E poi bisogna sempre stare attenti, perché quando meno te lo aspetti, no? Questo vale per voi ma vale per tutti, no? Sì, io dicevo Abano Terme Forcoli, ma insomma uno va a affrontare il non Forcoli, si sa mai. L'ultima in classifica e poi magari... Giulia, al volo abbiamo qualcosa c'è per chiudere? C'è un'altra cosa, è un messaggio per Andrea, quindi lo leggo subito, dice... È una domanda, dice Calistri, hai un fratello che giocava a pallone? Sì, 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 gioca tuttora, ora gioca nel Montecatini, però ha giocato anche nella Fortis Lucchese qualche anno fa. Ah, tuo fratello giocato, quello? Sì, sì, ha giocato in Serie D in eccellenza. Ma lui che ruolo gioca? Sempre difensore. Difensore. Scusa, c'è un altro messaggio. Vai, al volo che dobbiamo chiudere. È un telespettatore che ci allunga la lista, quella famosa, dice ciao Marco, dice nella lista anche il Focchia e il grande Beppone. Spara Smanacco. Ciao da Marco. Marco, sei un grande, perché poi siccome Giulio Castagnoli si è preso l'impegno e ne parlava anche con lo scimmiato domenica prima della partita, quando vi proporremo questa lista vi garantisco che un blocco della trasmissione sarà dedicato a questa lista, sempre che ti diano il permesso. Io però sì, sempre che ti diano il permesso. Per correttezza devo chiedere se certo, posso certo. Anche se chiaramente sono tutti nickname, quindi sì, vabbè, sono nickname. Tutti soprannomi, certo. Per cui no. Tu hai un nickname a proposito? No, non è nickname, eh? Vabbè, una volta mi divertivo a mettere nickname ai giocatori, pensa a te, adesso ho perso un po' la fantasia forse. Vabbè, Andrea, ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Complimenti, perché magari insomma, hai dimostrato in queste prime partite veramente di essere anche tu con gli altri, insomma, un acquisto importante per questa squadra. Giulio, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, Sì. Studi nuovi. Probabilmente, come detto, perché chiaramente questi sono personaggi che, ma il presidente, stavolta da presidente, perché l'altra volta non era ancora presidente, ha detto che ci verrà a trovare, e con lui probabilmente dovrebbe esserci anche il vice presidente, ex presidente, quindi pensate un po', preparatevi, poi vi terremo informati. A giovedì prossimo, ringrazio anche Marco Cervelli che ha curato la regia di questa 11ª puntata, Curva Ovest fra una settimana e naturalmente domenica prossima tutti a Castelfranco. Emilia, cosa si prevede? Buon numero di tifosi? Sì, 200, anche qualcosa di più. Insomma, non pochi. Buonasera.